E ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati nella top 10. Oggi vediamo anche come caricare le balle. In realtà è un po' fuorviante la categoria perché tratta di caricaballe. Uno però pensa a sistemi per sollevarle, alzarle da terra e ci siamo. Però tanti sistemi, i vari forchini, c'è anche quello del nonno Nixo, dopo lo ritroviamo ovviamente, mi sono fatto pubblicità da solo. Sono comodi, sono utili. Però non arrivate su un pianale, quindi le trasportate più che caricarle da qualche parte. Quindi diciamo che il termine qua della categoria è un po' fuorviante. Dopo ci sono dei pianali, che alla fine a volte sono anche pianali magari con le sponde, eccetera, quindi con o senza rampe. Alcuni invece sono proprio dedicati, hanno il sistema meccanico che si caricano. Loro le balle tonde, quadre, quel che sia. Quindi, insomma, detta così, riassumendo, la categoria è abbastanza variegata. Infatti, vedremo diverse mod in maniera proprio variegata per forza di cose. E come vedete, ci sono tante tante pagine a non finire. Quindi, insomma, ne avete disponibilità. È passata anche la Delex e basta, direi di iniziare. Solo che stavolta ci stava un attimo di intro perché la categoria, come ripeto, porta un nome, ma quello che è al suo interno è leggermente variegato. E come non iniziare con la Go Whale Bale Pack di Agrar Design Austria? Avete capito che qua la categoria carica balle, diciamo, ci sono diverse cose da valutare. Ovviamente queste le carica, però le portate in giro, uno pensa le carica su un pianale, vabbè. Ci siamo capiti, molto belle, molto valide, fan pandan come si dice con la Go Whale, proprio tutto il DLC che è iper meritevole, quindi anche questo insomma PC console ve le tenete qua. Anderson Group TSR 3450, 14 balle quadre, Giant Software, di un ex DLC di tempi che furono, del 17 se non erro, non mi pare del 19 ma magari mi sbaglio. Ce n'è un altro su Modab, mi piaceva un po' di più questo, cambia un attimo il discorso di come vengono impilati i balloni, però è un ottimo attrezzo per chi non vuole usare l'autoload, che è magari un po' un trucco, ma non vuole nemmeno utilizzare le forche. Gli autoload così, in questo autoload, chiamiamoli così, nel senso che si autocaricano, ma è una cosa meccanica, una cosa vera, non è che passate a fianco e la balla come nelle mod appunto con l'autoload carica in automatico, ma bensì appunto è una cosa fattibile. E poi le scaricate anche comodamente, perché queste macchine qua si mettono cioè si mette il pianale verticale, vi lascia tutti i balloni già belli, diciamo posizionati, quindi insomma è meritevole. Chi non dovesse mai aver utilizzato una macchina del genere lo faccia perché si divertirà. E restiamo più o meno in linea con questo Heat Super Chaser QM Extra, il marchio appunto Heat di RMT, quelli del Merlo. Può caricare quelle dell'Eston, balloni che abbiamo visto solo PC, ma c'è anche la versione Lizard. Di cosa sto parlando? Di questo qua. Molto particolare, deve piacere, deve essere utile per voi. E caricare i balloni dell'Eston non ce ne sono tanti che lo fanno perché hanno una misura particolare, quindi potrebbe essere insomma un'ottima soluzione. Poi ovviamente come al solito vedete voi. E qua Forks Delex di K3 è quasi quasi un anno che è fuori, di chi? Di Nico87, del sottoscritto. Bei ricordi. Ci hanno messo tanto per testare, ritestare, rimandare indietro. Ho voluto provare, ho avuto l'ebbrezza, ho come dire, vissuto anche questa parte di Tarna Mod nel Modab. Purtroppo solo PC, mi interessava vedere un po' tutta la prassi, l'iter. È stata scelta una cosa molto semplice, per forza di cose, insomma, anche per velocizzare il tutto. Ringrazio a trattino Andrea ovviamente per tutte le consulenze, tutti gli aiuti, ci mancherebbe. E basta, quindi è stata decisa questa, modellata in, non so, un paio d'ore. Poi tutto il discorso texture, usura, dirt, l'XML, via Kenare, poi manda, la rimandano, la rimando, la rimandano, perché la terza volta fu quella buona. A volte veramente le rimandano indietro per poco nulla, però vabbè, tant'è. Comunque è stata pensata per trasportare in giro balloni e ballette balloni,
con cosa? Con trattori piccoli, perché in realtà, se ci pensate, su ad esempio i Carraro, che pochissimi hanno pensato ai Carraro da paratrezzi, aggiungere attrezzi per questi poveri Carraro, ripeto, e ci ho pensato io, anche se purtroppo, ripeto, solo PC, è appunto semplicissima, non è che adesso sia la moda del secolo, per carità, è un forchino, però funziona bene, provatelo, insomma, è... che ci terrei, insomma, ecco. Passiamo ad artisti, ovviamente ci mancherebbe Agrar Design Austria con questo Trumag RBTW, questo mi pare sia solo PC e non ci sia una versione Lizard, anche se mi viene in dubbio, e questo è un raccoglie e trasporta balle di questa tipologia qua, chiamiamolo Attune, chiamatelo come volete, non so, avrà anche un nome forse specifico, e come vi mostra potete accogliere le diverse balle di diverso diametro, e basta, è un sistema un po' particolare, utilizzato, immagino, sono quasi sicuro, ma immagino molto spesso in montagna, ne portate alla fine 4, forse 5 non sono sicuro, 4 di sicuro, magari c'è anche scritto, no 4, ok. E come sapete una variante, qualcosa di particolare, loro sono bravi, che dire, scaricatelo e basta. Camara Strobale Semi Trailer, vediamo un semi rimorchio, c'è anche la versione Lizard, quindi non preoccupatevi, vi mostro questo che è solo PC, ma c'è anche quello. Fa anche da pianale, volendo vedremo i pianali, ma intanto non è il momento. E vabbè, qua si parla appunto di caricaballe, c'è addirittura l'Arcus in originale che è un caricaballe quadre, carica nel senso quelli che vanno in giro, se le raccolgono in pile e poi le stoccate. Tra le varie cose, ripeto, ci sono rimorchi, rimorchietti, rallati e non, semi rimorchi, per citare il caro Caleurega Modding Design, mi sembrava onorevole insomma mostrare questo bel semi rimorchio che magari uno vuole portarne in giro tante, qua fate presto. E anche presto e bene e comodamente. Wigert BWZ760 Bail Loader Vertex Design, un nome, una garanzia, mi dispiace purtroppo è solo PC e nonostante sia passato un anno e mezzo abbondante vedo che la licenza non è arrivata, magari non arriverà neanche mai, è questa tipologia, così vediamo anche questa tipologia che mi pare uno originale ci sia, oramai sapete, ricordo mod e mod e mod ancora, quelle quattro cose che ci sono originali nel gioco non me le ricordo mai perché non le uso mai, invece le mod me le ricordo quasi tutte, no dai, a parte gli scherzi, è questa tipologia appunto di pianale con un'apertura, chiamiamola così, ad ali, come certe autovetture che hanno quelle porte che si aprono ad ali di gabbiano, qua forse un po' meno complicata la cosa, e serve appunto per poter avere un riscontro dietro e quindi fate presto anche a spingere le balle, non è che dovete star lì a capire se le state buttando oltre, andate finché toccate, mettete la seconda fila, chiudete, quindi siete anche sicuri di non perderle per strada come spesso succede, quindi un'ottima tipologia, io ho presentato questo, dopo non è che sia l'unico, però questo ovviamente, manco a dirlo, è molto valido. 20 foot bail trailer, quindi un rimorchio diciamo da 20 piedi, però non l'ha modellato coi piedi, anzi l'ha modellato con la testa, 4D modding, quindi Air Agri modding. C'era anche nel 19 all'inizio, io avevo questo, lo avevo sulla Swiss Touch, se qualcuno se lo ricorda, perché merita, è un rimorchietto che può andare un po' ovunque, voglio dire, sì, l'avrà modellato, sarà qualcosa di inglese, però sinceramente può essere un rimorchio visto un po' dappertutto, c'è questa versione proprio usurata, logora, con le assi rotte, che magari uno cerca un qualcosa del genere, è facile vedere quelli nuovi, Joskin, Pavelli che dopo vediamo eccetera, però questi passano sempre inosservati e ci deve essere Nono Nixo a ricordarveli, C e console. E vi mostro anche questo TPS 001, non ha la licenza come 007, PC e console, ve l'ho mostrato anche nella serie in Trentin, vi fa anche, si vede il video ma si vedrà anche dalle foto, da pianale, che non è cosa da poco, e mi piace perché è un pianale discretamente grande, ma allo stesso tempo ci si può muovere, maneggevole, perché vedremo nei carrelloni, adesso non mi ricordo se quello l'ho presentato o meno, però alcuni veramente poi sono timonati con timone lunghissimo, un pianale lunghissimo, non mi muovete nemmeno. Questo invece diciamo che riuscite ad andare in giro e come vedete stanno quattro balloni quelli grandi, più non ho contato i balloni quadri, quindi non si capisce come le ha messe su, però insomma ne porta diverse, discretamente tante oserei dire, PC e console, e con uno fate più lavori, quindi
ci sta, è confondibile un po' ovunque, anche se penso sia un po' di derivazione Terre dell'Est. E chiudiamo in bellezza con qualcosa di italiano, anzi due cose, perché l'autore nonché la mod. Pavelli Rat Pack, PC e console, ve l'ho portato anche in uno shorts perché merita, qua potete fare quei mega carichi infiniti, ha anche la possibilità dell'autoload per chi magari non ha voglia, potete portare il mondo qua, il mondo veramente, nulla da dire, è un gran bel pianalone con tanto di belle animazioni, veramente c'è uno shorts dedicato se volete vedere già come funziona, ma anzi vi consiglio scaricatelo e buttatelo nelle vostre campagne italiane che ci sta proprio benissimo. E cari miei ragazzi, anche ad oggi siamo a fine episodio ed abbiamo visto una delle tante categorie di Farming 22. Ditemi la vostra, io vi ho detto la mia, questo è quello che pensavo, ovviamente non è legge, lo sapete, e mi auguro insomma di trovare voi nei commenti che mi dite insomma anche voi cosa pensate di tale categoria, se avete idee, proposte, cambiamenti, insomma fatevi sentire che è importante sia per me, ma soprattutto rendetevi conto che sarà importante anche per chi questi video li guarderà più avanti, perché troverà la mia classifica più anche voi che magari contribuite, quindi sentitevi liberi insomma di dire la vostra. Detto questo, come al solito vi saluto e vi ringrazio, ovviamente fate i bravi e ricordatevi del nono nixo sia per i video sia anche quando magari andrete ad acquistare qualcosa sul sito Giants con il codice NICO87. Detto questo, ripeto, fate i bravi, che ci vediamo presto in qualche altro video. Ciao a tutti ragazzi!